Buongiorno a tutte ragazze, benvenute, ben ritrovate sul pianeta Makeup. Primo video del 2021, non ridete, con ancora l'alberello di Natale. Mettete un bel pollice in su per chi non ha ancora disfatto l'albero, fatemi sentire un po' meno sola, per favore. Bentornate, ben ritrovate. Allora, sì. Questo è il primo video del 2021, sono stata un po' latitante nel mese di dicembre, non completamente assente, ma ho battuto un po' la fiacca, sono sincera. Un po' sono stata assente per motivi lavorativi, un po' perché onestamente non ho avuto modo veramente di organizzarmi. Ci tenevo però a fare almeno un video con lo sfondo dell'alberello e questo è il motivo anche per cui non l'ho ancora disfatto, però diciamo adesso sarebbe anche ora che insomma lo mettiamo via, però come vi ripeto ci tenevo a fare almeno appunto un video con lo sfondo del mio solito alberello, che è il solito che preparo, molto piccolo, molto minimal, ci metto 5 minuti a farlo, 5 minuti a disfarlo, quindi va anche bene. C'è però anche un altro motivo per cui ci ho tenuto particolarmente a fare il video, almeno un video di saluti con l'alberello di Natale come simbolo del periodo natalizio, perché è stato proprio durante il periodo natalizio in cui ho raggiunto il traguardo dei 2000 iscritti e quindi mi spiace solo non averlo potuto fare nel momento in cui mi sono resa conto di averli raggiunti, ma come vi ripeto era un momento solo un po' impegnativo per quanto riguarda il lavoro e non ho avuto modo veramente di accendere la videocamera, però lo faccio ora. Nel mese di dicembre Pianeta Makeup ha compiuto i 2000 iscritti quindi grazie, queste lucine sono quindi dedicate a voi che mi sostenete, che mi aspettate, che mi commentate, che mi guardate, che mi seguite in qualche modo, e quindi veramente questo è anche il video dei ringraziamenti, degli auguri, e quindi speriamo che veramente questo 2021 ci porti qualcosina in più di quello che ci ha riservato, di quello che ci aveva riservato il 2020. Ragazze, scusate, mi sono dovuta interrompere e ho dovuto accendere una luce perché la luce del giorno purtroppo mi stava abbandonando e io mi stavo praticamente eclissando mentre stavo parlando, quindi ho dovuto correre ai ripari. E quindi questo nostro primo video del 2021, sempre con l'alberello che ci farà compagnia almeno in questo primo video. E ancora davvero grazie ragazzi. Grazie, l'ho detto prima dell'interruzione ma lo voglio ridire, in primis grazie ancora a tutte voi per questi 2000 iscritti che veramente sono state un traguardo che è stato veramente il mio piccolo grande regalo di Natale, e ancora tanti tanti auguri per questo 2021 a tutte quante voi. Il Pianeta Makeup però è in questo momento ancora un po' a rilento perché fa sempre un po' fatica a riprendersi dalle vacanze di Natale, anche se quest'anno sono state veramente delle vacanze un po' particolari, ma non penso che la cosa sia solo riguardi solo me, ma penso sia una cosa che riguarda veramente un po' tutti. Si va avanti, ovviamente sto preparando anche il video dei top del 2020, sarà anche quello un video un po' fuori dal comune, non sarà un vero e proprio video di top 2020, più che altro mi sono resa conto che in quest'anno in cui mi sono truccata davvero poco perché siamo stati veramente... scusate, mi è venuto a starnutire. E mi mancava solo lo starnuto in diretta. Quindi scusate. Non lo so perché mi sta venendo un prurito al naso. Ecco, e quindi stavo dicendo, essendo stata molto in casa, io lo ammetto, non mi sono truccata tutti i giorni del periodo della quarantena, onestamente, c'erano dei giorni in cui onestamente
stavo spesso e volentieri in casa senza trucco. E quindi quando poi mi sono trovata a ripensare a un ipotetico video di top 2020, mi sono resa conto che onestamente non avevo tutti questi top da farvi vedere. Mi sono un po' resa conto che questo è stato più l'anno delle scoperte. Per quanto poco io mi sia truccata, però ho avuto modo di conoscere tante cose nuove, di provare tante cose nuove, di provare soprattutto dei brand nuovi di cui avevo sempre tanto sentito parlare, ma che io personalmente non avevo mai provato, non avevo mai acquistato. Quindi è stato più un anno di scoperte piuttosto che di top di prodotti make up da mettere proprio nell'ambito dei prodotti top, anche perché molti dei prodotti, tra l'altro, mi sono resa conto che sono prodotti che magari vi avevo anche già fatto vedere in mille video, e quindi adesso vediamo, riordinerò un po' le idee e vediamo un po' cosa verrà fuori tra prodotti nuovi, diciamo tra novità, tra quelle che sono, diciamo, le novità e scoperti utilizzati nel 2020 e quelle che sono le grandi, le solite conferme e i prodotti che comunque già avevo e già comunque continuavo ad utilizzare, continuo ad utilizzare sempre con soddisfazione. Vediamo un po' cosa verrà fuori. Io per questo video vi saluto, ci tenevo principalmente ad accendere la videocamera per salutarvi, per ringraziarvi, per augurarvi ancora una volta un buon 2021, tenendo tutte le dita incrociate, facendo tutti gli scongiuri del caso, e quindi vi do appuntamento presto con i prossimi video, sempre qui sul Pianeta Makeup. Un salutino anche al nostro alberello alberello uscente e anacronistico ormai, e quindi per questo video è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, al più presto, con Pianeta Makeup. Ciao!